L'ha fatto perché era disperato. Io quell'anticipo di mezzo milione gliel'ho dato proprio volentieri. Era così suscettibile che tutto lo umiliava a morte. E con lui c'era tutta la tristezza di chi a 30 anni non trova la strada. Vuole esporre la sua versione di come entrò in possesso di quel denaro? Avevo rifiutato, ma non riuscivo a dimenticare la proposta di Bartolone. Avevo paura. È passata soltanto la sera in cui la signora Carlyne è morta realmente. Vincenzo, ti sarò debitore sempre, tutta la vita. Tieni, te l'avevo promesso. Mi sono fatte balbetti come lei, signor Bartolone. Ti piace? Signorina Marcella. Faccio da sette. Siete un pezzo di pizza. Aspetta, un momento, no? Senti, ma tu cos'è che gli dicevi mentre ti spingevano via i miei fratelli? Ti ho chiesto la tua mano. Sì, figura. Ma e loro come se l'ha detto? Mi hanno messo in lista d'attesa. Dottore, la psicomana. So cazzi, eh? Anche lei è convinto che sia io il colpevole, vero? Andiamo a ballare. No, a ballare no, perché guarda, proprio non sono capace. Indifferenza, supponenza, disprezzo. Perché loro sono giovani, hanno diritto. Allora sono i vecchi come noi. Se ne dovevamo andare, ecco cosa pensano i giovani. Sono dei birbaccioni! No,